Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video in collaborazione con il gruppo Facebook The Fashionist Girls. Sapete che ormai facciamo ogni tanto un video in collaborazione e questa è la prima collaborazione del 2018. Per il video di oggi abbiamo pensato di proporvi i preferiti del 2017, quindi tutto quello che noi nel 2017 abbiamo utilizzato, provato, scoperto e che ci è piaciuto. Io ovviamente ho fatto una selezione perché ho utilizzato tantissime cose durante l'anno, tantissime cose che mi sono piaciute, quindi ovviamente non potevo presentarvele tutte in un unico video. Quindi ho fatto una selezione e ne ho scelto alcune, però nel mio caso specifico io sul canale carico tutti i mesi un video dedicato ai preferiti di quel mese. Quindi se volete sapere altre cose, se volete comunque andare a vedere altri video dedicati ai preferiti, nella mia playlist trovate proprio la sezione dedicata ai preferiti, quindi ogni mese c'è un video con gli oggetti e comunque tutti i prodotti che io ho utilizzato in quel mese. Quindi insomma vi invito ad andare a vederlo perché magari trovate dei dettagli in più e delle cose in più. Detto questo, partiamo subito con i preferiti del 2017. Io volevo cominciare parlandovi di un libro che è questo, Radio Morte di Gianluca Morozzi. Su questo ho fatto una recensione specifica, quindi vi invito ad andare a vedere la recensione di questo libro e adesso non mi soffermo troppo per non dilungarmi. Comunque, brevemente, è la storia di una famiglia che si definisce la famiglia perfetta, viene invitata ad una radio per un'intervista e una volta che arrivano lì, praticamente si ritrovano rinchiusi, intrappolati all'interno e la speaker comunica loro che non usciranno tutti vivi da lì, ma usciranno vivi da lì soltanto 3 persone su 4 e saranno loro a decidere chi dovrà morire dei 4. Loro potranno acquistare del tempo, diciamo così, nel senso che potranno, in cambio della rivelazione di un loro segreto di famiglia, potranno avere più tempo, quindi più tempo anche per decidere chi dei 4 dovrà rimanere dentro la radio e morire. Però adesso io ve ne parlo molto brevemente. È un libro che davvero mi è piaciuto tantissimo, mi ha colpito veramente tantissimo e davvero io ve lo consiglio e vi consiglio appunto, ripeto, di andare a vedere la recensione specifica che ho fatto perché vi fornisco maggiori dettagli. Quindi, insomma, consigliato. Il film che ho preferito in assoluto nel 2017 è stato The Place, che è anche l'ultimo film che io ho visto. Brevemente è la storia di un uomo che è in grado di esaudire i desideri delle persone che si rivolgono a lui, ma in cambio chiede a queste persone di compiere delle azioni che molto spesso sono illecite o comunque anche quando non sono illecite sono molto difficili per quella persona e diciamo che in cambio di queste azioni lui esaudirà il loro desiderio. Però è un film veramente molto molto psicologico perché mette proprio di fronte al fatto che molto spesso per ottenere quello che vogliamo siamo disposti ad arrivare anche a livelli che sono quasi al limite, diciamo così, del lecito, al limite comunque della moralità. Insomma, ci sono molte storie veramente particolari in questo film. Ed è un film che a me ha colpito e mi è piaciuto perché nonostante sia ambientato tutto al tavolino di un bar, e quindi noi non vediamo azione in questo film, vediamo semplicemente delle persone che parlano con questo personaggio misterioso, perché poi è un personaggio misterioso, e nonostante questo davvero è un film molto molto avvincente. Ho fatto la recensione di questo film, quindi andate magari a vedere quel video perché fornisco maggiori dettagli e ve ne parlo in modo molto più dettagliato e più ampio. Però insomma è un film davvero molto bello, a me è piaciuto veramente molto, vi consiglio di andare a vederlo. Vi lascio magari nelle schede il link al video in cui c'è la recensione un pochino più lunga, un pochino più dettagliata, così ve ne fate un'idea. Passiamo adesso al cibo. Dunque, il cibo che io ho preferito nel 2017 è stato in assoluto un cappuccino che purtroppo però non si trova in Italia. È un cappuccino della Nescafè ed è il cappuccino alla vaniglia. È questo, ve lo avvicino, ve lo faccio vedere. Vedete, è il Nescafè alla vaniglia.
Io non so perché in Italia non venga prodotto questo cappuccino, io l'ho trovato in Francia e me ne sono innamorata perché ha un gusto di vaniglia che è una cosa spettacolare, cioè questo cappuccino per me è la pace dei sensi. Io ogni volta che vado in Francia, la prima cosa che faccio è andarmi a comprare questo cappuccino. A questo proposito, io so che il mio canale è piccolissimo, anzi è minuscolo, quindi sicuramente la Nescafè non starà qui a guardare il mio video. Ma se per caso qualcuno della Nescafè dovesse capitare su questo video, producete questo cappuccino in Italia perché è una cosa meravigliosa. Io non capisco perché un cappuccino così buono debba essere prodotto solo in Francia e non anche in Italia. Io il mio consiglio da consumatrice soddisfatta l'ho elargito. Altro prodotto che ho utilizzato durante tutto il 2017, se avete visto qualche video tutorial di cucina sul mio canale, mi avrete anche visto proprio mentre lo utilizzo, ed è uno sbattitore elettrico, che è questo, sbattitore elettrico della Moulinex. Io lo tengo nella scatola perché ho la casa piccola e quindi è molto più pratico per me tenerlo direttamente nella scatola. Però l'ho utilizzato tantissime volte, se andate a vedere dei video sul canale in cui realizzo dei dolci, delle torte, mi vedete mentre lo utilizzo. È veramente molto molto carino perché è piccolo, è questo qua, ed è veramente molto molto comodo e funziona benissimo. Qua ovviamente ci sono le sue fruste e ci sono anche due fruste di plastica come questa, ce ne sono due, adesso l'altra, aspettate che la recupero, eccola qua. Ecco, ce ne sono due. Queste credo che servano per fare una crema un po' più morbida. Io però queste non le ho mai utilizzate, devo essere sincera. Utilizzo sempre queste qua, quelle più classiche. E funziona veramente benissimo. Vi do le caratteristiche: è 200 watt, è della Moulinex, è piccolino, comodo, pratico, veramente. È un oggetto che mi piace tantissimo. Io sono felicissima che mia madre mi abbia regalato questo oggetto perché è una cosa fantastica. È veramente una cosa fantastica. Io per tutto il 2017 l'ho utilizzato e mi sono trovata benissimo. Passiamo adesso al beauty. Primo prodotto preferito, questa maschera per capelli. È della Collistar ed è una maschera per capelli colorati, in questo caso è rosso paprika. Quando io ho un pochino di ricrescita si vede subito perché sotto ho un castano scuro e quindi si vede tantissimo. Con questa maschera io sono riuscita a tardare un pochino l'appuntamento con il parrucchiere, quindi con questa maschera io riesco a coprire un pochino la ricrescita e ad andare dal parrucchiere, diciamo, un pochino più tardi senza dover correre subito perché ho la ricrescita che si vede. Quindi è veramente un prodotto che mi piace tantissimo. L'ho scoperto quest'anno, mi dispiace non averlo scoperto prima e ve lo consiglio. Ci sono anche colorazioni diverse, ovviamente il mio è rosso paprika, però c'è per capelli biondi, per capelli neri, per capelli castani, insomma ci sono una serie di colori diversi. Anche parlando del rosso, c'era un rosso adatto a chi ha quel tipo di colorazione che è più tendente al prugna, quindi quel rosso un po' più scuro, e quindi ci sono due tonalità di rosso, io ve lo consiglio. Altro prodotto che ho scoperto nel 2017 è stato il levasmalto ad immersione. Questo è della Sien, l'ho preso alla Lidl, quindi l'ho pagato pochissimo, meno di 2 euro. Ma è una cosa fantastica. Io non conoscevo l'esistenza di un prodotto del genere. Dentro si presenta così: è semplicemente una spugnetta imbevuta di solvente per unghie. Questo, tra l'altro, è senza acetone, quindi non rovina le unghie. Ed è veramente favoloso. Ve lo faccio vedere meglio da vicino. Perché riesce a togliere lo smalto in un lampo. Praticamente voi inserite l'unghia all'interno di questo barattolino, ruotate un pochino e lo smalto viene via in un secondo. Io invece col cotone tutte le volte stavo lì a fregare l'unghia perché comunque non veniva mai via bene. Invece con questo devo dire che in 3 secondi ho le unghie a posto e veramente è fantastico, ve lo consiglio. Altro prodotto che vi consiglio e che io ho scoperto nel 2017 è la crema mani della Nivea. È questa.
Ho un problema con le mani perché ho sempre la pelle secca, ho proprio i tagli sulle mani perché ho un'arsura terribile alle mani, quindi a me si formano proprio veramente i tagli e questa crema è riuscita a risolvermi il problema. Io avevo un sacco di creme mani, ne ho provate di tutti i generi, poi sono andata al supermercato, ho trovato questa, costava 2 euro, c'era il 25% di prodotto gratuito. E devo dire che ha risolto il problema, quindi assolutamente la crema mani della Nivea è fantastica. Infatti vedete che il tubetto è praticamente vuoto perché la utilizzo sempre. Andiamo avanti. Due prodotti della Kiko che ho scoperto nel 2017. Il primer occhi della Kiko, questo qua è la base occhi naturale, quello in crema, perché io con i primer che sono già inseriti nell'ombretto mi sono sempre trovata male. Invece con questo, qualsiasi tipo di ombretto e qualsiasi tipo di marca rimane al suo posto. Quindi io mi metto questo, metto sopra un ombretto qualsiasi, anche se la marca è scadente, e rimane sulla palpebra. Quindi io questo ve lo consiglio veramente. Perché fa il suo lavoro ottimamente. Altro prodotto della Kiko che ho scoperto nel 2017 che mi è piaciuto è il balsamo labbra olografico, che faceva parte della collezione di Natale, la Kiko Arctic Holiday. E io l'ho preso proprio a dicembre perché comunque era la collezione natalizia. Si presenta così, è bianco. Perlato, ha una bellissima confezione, un bellissimo packaging perché secondo me è molto carino e ammorbidisce le labbra tantissimo. Ha un sapore di vaniglia che è buonissimo, un buon profumo e se lo date sotto al rossetto, quindi lo utilizzate come base, fa appunto questo effetto idratante sulle labbra. Se voi invece lo mettete sopra al rossetto, dà diciamo, questo effetto perlato, quindi olografico, appunto perché dà questi riflessi un po' perlati sopra al rossetto. Almeno questo è l'effetto che ha sulle mie labbra. Poi ovviamente ognuno ha le labbra magari con caratteristiche diverse, quindi chi ce l'ha più secche, chi ce l'ha più idratate, chi ce l'ha più chiare, chi ce l'ha più scure, quindi ovviamente dipende. Però su di me comunque fa questo tipo di effetto e mi è piaciuto moltissimo come prodotto. Non so se poi rimarrà in collezione permanente o no, però insomma a me è piaciuto molto. Ultimo prodotto che vi faccio vedere, ma che è anche quello in realtà che ho preferito in assoluto, quindi ve lo faccio vedere per ultimo, ma come classifica sarebbe da mettere per primo, è il rossetto della NYX. È un rossetto matte, questo è il numero 07. È questo qua, scusate, ve lo faccio vedere aperto, ecco, è questo, è un rosso mattone e è quello che io sto portando adesso sulle labbra. Io so di non avere la luce adatta per il make-up, quindi non so quanto si riesca a vedere, però è un rossetto che mi è piaciuto tantissimo, non solo per il colore, perché a me comunque piacciono i colori un po' più scuri, tipo il mattone, il marrone, il bordeaux, insomma, colori un po' più tendenti allo scuro piuttosto che al chiaro. Però a me è piaciuto questo perché i rossetti matte di solito su di me, sulle mie labbra, hanno un effetto, diciamo, un po' spiacevole, nel senso che io li metto, poi dopo un po' mi seccano tantissimo le labbra e quindi il rossetto diventa tutto frastagliato, quindi poi me lo devo togliere perché non mi piace così. Invece questo io me lo metto al mattino. E molto spesso fino alla sera rimane sulle labbra senza seccarle. Ovviamente, se io magari pranzo fuori, bevo qualcosa, è ovvio che un pochino va via, ma un pochino perché comunque poi più o meno rimane. Quindi veramente questo rossetto matte della NYX numero 07, questo rosso mattone, a me fa questo effetto. Veramente è fantastico, ve lo faccio vedere un po' meglio. Mi piace tantissimo. Io spero che voi riusciate a vedere anche l'effetto poi che ha sulle mie labbra proprio come colorazione. So che la luce che ho io non è proprio delle migliori per queste cose, però insomma spero che qualcosina comunque si veda. Questi erano tutti i miei prodotti preferiti del 2017. Mi raccomando, andate a vedere anche il video delle altre ragazze che hanno partecipato a questo video, quindi vi lascio in descrizione tutti i link ai loro canali e andate a vedere anche i loro oggetti preferiti, i loro prodotti preferiti. Io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.